cosa c'è sul tavolo di questa segreteria? Ma parecchio lavoro da fare. Innanzitutto dobbiamo concludere la nostra festa nazionale di Ravenna, che sta andando molto bene. Da qui a domenica avremo altri appuntamenti importanti. Ovviamente discuteremo della questione che ci preoccupa di più in queste ore, che è la questione libica. Noi chiediamo al governo di assumere un'iniziativa responsabile, di rendersi conto che questa vicenda ci riguarda e che c'è bisogno di un concerto di posizioni a livello europeo utile a contribuire alla stabilizzazione di una vicenda delicatissima, preoccupante. Non serve invece fare campagna elettorale su una questione delicata come quella libica, e purtroppo ci sono dichiarazioni di ministri anche in queste ore che sembrano più pensare alla campagna elettorale per le europee che non invece alla responsabilità di governo che abbiamo anche verso questa vicenda. Poi affronteremo ovviamente la preparazione della nostra grande manifestazione nazionale del 29 a Roma, dove speriamo di poter dare il giusto segnale che il Paese merita di alternativa a questo governo, alle forze della maggioranza. Ieri Renzi ha detto che Zingaretti non sarà l'unico candidato. Lei si candiderà? Ma guardi, io ho già detto quello che dovevo su questo. La cosa importante adesso è che noi si faccia un lavoro serio di ricostruzione e rilancio nel Paese. Abbiamo un sacco di lavoro da fare. Sicuramente il nostro congresso sarà animato da più candidature, come giusto che sia, come bello che sia, perché così diamo modo a tanti di potersi esprimere. Siamo l'unico partito che fa un congresso aperto e partecipato, e questo per me è un valore. A proposito di Ravenna,